Dov'è papi? Voglio convincerlo a fare una sfida divertentissima. Un po' lo prendiamo in giro, vediamo un poco. Eccolo lì, venite così lo convinciamo. Venite, venite. Papi, sei pronto per una bellissima sfida? Marta, senti, se è una delle solite sfide per prendermi in giro, assolutamente non voglio fare nessuna sfida. Lasciami in pace nel mio frigorifero a prendere un po' di fresco. La quale prenderti in giro sarà una sfida divertentissima. Sì, per te divertentissima, faremo, lo so. Faremo un disegno 3D. 3D, Marta, ma sai che non so disegnare un 1D. Poi sicuramente hai inventato una tecnica per fare il disegno 3D per vincere tu. Quindi io non la voglio fare la sfida. No, utilizzeremo la tecnica del coloring con i Pops 3D Activity Set di Crayola. Quindi sarà semplicissimo perché già sta tutto qui dentro. Ah, visto che tu non sai fare niente, quindi sicuramente verrà semplicissimo. Ma come, non so fare niente? Ma tu lo sai bene che io sono il numero uno dei kit del mondo. Quindi farò anche questi kit che hai detto si chiamano Crayola Pops 3D Activity Set. Vincerò papi questa sfida. Andiamo di là. E certo che accetto, perché adesso devo sfidare. Vincerò. Vai Marta, la sfida, non vedo l'ora che inizi. Allora, mamma mia, quanti set ci sono qui? Hai riempito tutta la nostra scrivania, incredibile. Sono due formati, quelli set e il super set. Super set, incredibile, guardate quante cose ci sono in questo super set. Per tre, per sei personaggi, sticker, pennarelli, 18 pennarelli. Invece qui sono tre personaggi, 7 pennarelli a tema. Ecco, tema, anche gli sticker a così tema. Praticamente potete fare appunto il disegno così proprio come la copertina, verrà bellissimo. Io vincerò questa sfida perché adesso sono proprio gasato di questa idea del coloring, perché sono diventato inglese. Coloring. Infatti Marta, devo fare una domanda. Coloring. Io sono inglese, ma sono inglese, devo fare una domanda. Ma questi pennarelli sono washable? Guarda che inglese, sono washable. Sì, i pennarelli sono lavabili. Ah, lavabile, washable, io dico in inglese, quindi devi dire yes. Yes, I can. Yeah, can. Yes, it's washable. Oh, cosa dobbiamo fare adesso per questa sfida? A sorteggiare. Ok, sì, allora io sorteggio che questo è il mio. No, ma no, io sorteggio proprio che questo è il mio. Ma questo mi piace alla tigre. Ecco, lo sapevo. Ecco, cioè, il primo imbroglio, segnato. Primo imbroglio. Il cappello della sfida, quello fortunato. No, ma il cappello fortunato della sfida, ecco, che cosa mi hai messo qua? Ecco, un'altra cosa in testa, che fa fatta la testa. Ok, allora, devo vedere. Prendo allora. Prendo. No, ma qua c'era. Fammi parlare un attimo, fammi dire una cosa. Lì qua c'era la tigre. Ho preso questo. Vediamo quale ho preso. Vediamo un po'. Allora, ho preso i dinosauri. Eccoli qua, i dinosauri. Hai visto? Ti piace? Guarda, questo va proprio bene per te, perché parli sempre dell'era dei dinosauri. Ma quale dei dinosauri? Martino, sì, non puoi... Ma che dinosauri? Cosa? Tu che sta storia dei dinosauri, come ha fatto a uscire questo dinosauro che io ho qui in tutti questi kit? Non l'ho visto. Sì, ma non è vero, ma chissà che... Allora ragazzi, da questo momento faremo la moviola, fate la barra di questa puntata e scrivetemi tutto quello che è successo, perché io questo kit non l'ho visto. Andiamo avanti, dai. Allora tocca a te, ecco, questo è il mio kit, faccio il dinosauro, ecco, mi devi prendermi in giro su sta cosa del dinosauro. Posso pescare? Allora pesca, vediamo. Questo. Ma come hai fatto a pescare quello che volevo io? Il super kit, ma lo volevo io quello, però non è giusto. Dai, io voglio fare questo qua della tigre. Ok, basta così. Stop. Allora, diamo inizio alla sfida. Sì. Però mi devi dire chi è che giudica, perché io devo capire se sta imbrogliando anche da chi sono i giudici. Sì, adesso lo chiamo. Chi sono i giudici? Giudici! Allora, giudici, però giudice esterno. No, eccolo. No, ma cioè, non ho capito. I giudici chi sono? Camilla, Matteo, cioè, i giudici di questa sfida sono Matteo e Camilla. No, non mi va bene, Marta. Allora, dobbiamo cambiare i giudici, perché non va bene. Che cos'è questa situazione? Però i giudici si metteranno da quella parte di là e giudicheranno dal video. Via.
No, 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 via via si metteranno di là, giudicheranno da quella parte perché io non li voglio vedere. Componiamo okay, quindi il nostro tavolo di sfida, prendiamo i nostri kit e poi che facciamo? Facciamo la sfida. E facciamo la sfida. No, ma che sto facendo? Questi imbrogli, questi imbrogli, lo sapevo, imbroglio. Allora, vado ad aprire il mio kit che è in questa scatola bellissima, richiudibilissima, quindi ci puoi rimettere. Sempre. Ecco, perfetto. Rimetti tutto dentro e ti porti tutto quanto appresso. Vediamo che cosa c'è in questa scatola. Voilà! Perfettamente la scatola integra, ok. C'è anche la bustina apribile e richiudibile. Oh, sono proprio curioso di vedere. Ecco, questi sono gli adesivi così. Per appendere alla camera. Ma che prendi? Quello fai le linguette. Vedi che io sono il maestro dei kit. Scusa, no. Ecco, fai le linguette, le infili là dentro. Sì, poi ve lo faccio vedere con queste le attaccate dietro e rimane tutto 3D. Sì, poi abbiamo. Nel mio kit questi bellissimi stickers tutto a tema. Poi abbiamo il dinosauro, ecco, qui vedete qua. Qui non so se riuscite a vedere tutti questi come si definiscono, linguette che poi andranno inserite in questo sfondo e tutto prenderà vita, ragazzi, spero che non prenda vita veramente il dinosauro, anche perché c'ha la bocca aperta. Allora io voglio fare proprio questo che dovrebbe essere il velociraptor, quindi scelgo questo, vi faccio vedere velocemente gli altri, ecco qua, vedete, perfetto. E allora, e poi sempre nella confezione abbiamo il manuale di istruzioni, ovviamente così vi spiega come si fa per finire. Questi sono i colori per questa serie. Adesso apri il mio, bene, gigante. No, questi proprio sono incredibili, sono gigantissimi. La volevo io questa scatola qui, guardate, poi me la fregate, io devo fare la tigre. Ecco, vabbè, non fa niente, anche il mio è bello, dai, il velociraptor è sempre il mio dinosauro preferito. Allora, dai. I 18. No, che bello, guardate quanti colori. Ecco, perfetto. Le istruzioni. Sempre washable, washable. Io direi quindi a questo punto washable, istruzioni, ball. Due fogli di linguette. Due fogli di adesivi per le linguette, perché giustamente ne sono tantissime. Quindi. Gli sticker. Perfetto, brava Marta. E poi oddio, no vabbè, ma guardate com'è bella la tigre. Dai Marta, perché allora, lo facciamo a cambio? Allora la tigre che è qui, lo sfondo della tigre, perfetto. Poi c'è il leone. Il leone, bellissimo. E l'ippopotamo. E poi ci sono i giganti, ragazzi. No, ci sono anche tre giganti. Allora, no. Penso che sia un elefante. No, l'elefante è straordinario, ragazzi. Okay. Vedete, con questi occhioni. Guardate qui. Poi abbiamo la giraffa. No, ma guardate la giraffa. È bellissima. E la scimmietta. Grandioso. Okay. Allora, brava Marta. Allora. Adesso. Dai, adesso cosa scegli? Tu, io ho scelto il velociraptor. Io farò il leone. Fai la tigre, vabbè, dai, no, fai il leone. Allora, 3, 2, 1, via la sfida! Prima di tutto prendo i colori, ovviamente, che è la cosa necessaria. Sì. E vado a colorare la lingua del dinosauro. Di che colore è? Mi faccio sfidare da qui. La lingua è rossa, giustamente, è rossa la lingua. Ok, allora farò la lingua rossa del mio bellissimo dinosauro velociraptor. Ecco qua. Poi scrivetemi, ragazzi, visto che Marta parla sempre di dinosauri, qual è il vostro dinosauro preferito? Sì. Ovviamente dite che il disegno è il mio, anche se non è il vostro dinosauro preferito, perché devo vincere questa sfida a tutti i costi. Sì, ecco, però coloriamo. Faccio qua questo verde, un po' così, ecco qui. No, ma fatemi colorare, andatevene di. No, dai, mi fate sbagliare, sto facendo il dinosauro, sto facendo così bello, dai, quello è 3D, è 3D, ma perché sta? Allora, strana, mi stai cercando! La bella, no, per favore, fatemi colorare, datemi il cappello. Allora, non lo so, ma vedete questi che cosa vogliono da me? Chissà che cosa volete? Non lo so, ma scusa, sono giudici, vengono qua, dovete giudicare, non lo so, vedete un po', io già sto in difficoltà perché devo inventare questo bellissimo dinosauro, devo far diventare un dinosauro bellissimo. Ecco, allora, ma che cosa, non è proprio per niente vero, dai. Ma scusate, ma questi sono i giudici, un'altra volta qua, ma non è possibile, ma cosa volete? Dai, andatevi, dovete andare, andatevi, ecco, la sono cavata bene.
Dai, non mi distraete, per favore. Sto facendo questa cosa così bellina. Dai, sto facendo un bel dinosauro. Ma tu sei ancora là? No, sto benissimo. Ecco qui ragazzi, il mio faccione è completato, mi manca solo lo sfondo, io direi di fare una prima giudicata. Questo qui è il mio dinosauro, ecco, questo iniziate a votare nei commenti, scrivete che il mio ovviamente è più bello. Posso parlare? Vai. E questo è il mio leone. Ma il mio è più bello, ovviamente, no, ok. Bello. Però adesso faremo giudicare, una prima giudicata ai nostri giudici, ecco, così capiremo chi è sulla strada della vittoria, sì. E poi leggeremo tutti i vostri commenti, ovviamente. Giudici! Ah, così si chiama? Giudici! Oh, silenzio! Ma dove le prese a questi due giudici? È incredibile! Ah, in mezzo alla strada, la prossima volta li porto io i giudici. Allora, primo giudice, chi è il primo giudice? Giudice Matteo. Allora, Matteo, questo è il mio faccione, ecco, vedi, il faccione di dinosauro. Cosa ne pensi? Ti piace? No! Io vado quello di Marta! Ma come vedi questo di Marta? Anche tu, ma non è possibile, no, ma com'è possibile quello di Marta? Dai, il dinosauro è bello. Non l'hai colorato bene, solo che tu, visto che tu l'hai fatto, non l'hai colorato no, bene. No, però dove andare? Dove dovete andare? Via, andate. Ora passiamo allo sfondo. Ecco lo sfondo. Io, Marta, ho una tecnica per aiutarmi. Me appoggio questo qui sopra, così vedo i colori, la corrispondenza e prendo il pennarello giusto. Io sono proprio bravissimo a fare i kit, ragazzi. Se volete essere spiegati come funzionano i kit, mi chiamate. Io ovviamente è tutto gratuito, vengo e vi spiego i kit. Allora, questo qui l'ho fatto in questo colore. Poi devo fare quest'altra parte, avvicino così. Un attimo, devo avvicinare questo, devo fare il colore, Marta, poi sbaglio. Gli occhi, ma quale occhi? Devo vedere il colore, ti ho detto, ecco, coloratore maestro io sono, coloratore maestro, ecco. Okay. Chi è che mi ha toccato? No, di nuovo, no, ma i giudici, giudicano, non danno fastidio, ma perché non ho fatto così, andate, mi sto concentrando, devo fare lo sfondo, devo combaciare i colori, via, andatevene via. Oh, via. La prossima volta i giudici li porto io. No, i giudici li devo portare io. Non esiste mai più che tu porti il giudice o qualcuno della giunta. Ecco. Ed ecco qui ragazzi, anche lo sfondo è terminato dopo le mille difficoltà, perché Marta mi ha lanciato addosso quei due giudici che non erano giudici, ma disturbatori, per farmi vedere la challenge. Ecco, allora, questo è il mio sfondo. Ecco, questo è il mio faccione. Adesso li uniamo, ecco, perché qui ci sono i buchetti per mettere queste linguette. Ecco, lo dobbiamo staccare piano. Lo stacchiamo perché non voglio rovinare la mia bellissima opera d'arte. Okay. Ecco, guardate qui, non so se riuscite a vedere la forma, vedete che devo andare a dare. La inserisco quindi all'interno dei buchetti tutte quante le mie linguette. Ecco. No, vabbè ragazzi, vabbè, il mio è più bello, guardate qui che ne dite. Per fissare tutto, Marta, le linguettine qui le andiamo a bloccare con questi bellissimi stickers di scotch, come vogliamo dire, trasparente. Passiamo alle decorazioni. Allora, io prendo i miei stickers, eccoli qui, vedete. Allora, gli voglio aggiungere qualche bella foglia. Ecco, mettiamoci in posizione. Io gli aggiungo per bene. Una pina. Ecco qua. La pina. Ecco qui, la pina che va a pungere il dinosauro. Ah, voglio mettere anche questo dinosauro che vola. Okay, che ora mi sfugge il nome. Marta, come si chiamano i dinosauri questi qua che volano? Ecco, questi qua, come si chiamano? Questi. Ma che velociraptor è questo? Vabbè, non sai niente di dinosauri, Marta. Adesso a me mi sfugge, ragazzi. Scrivetemelo nei commenti come si chiama. Lo metto nel cielo, infatti è azzurro. Ecco che sta per attaccare il velociraptor. E adesso, dopo aver colorato, staccato, appiccicato, messi tutti gli sticker a questi bellissimi Crayola Pops 3D, tocca a voi giudicare chi è stato il più bello. No, mi raccomando, tantissimi commenti e scrivete che ha vinto Papi. Adesso che vedrete, sono convinto che direte che ha vinto Papi. 3, 2, 1, via! Guardate quante davanti! Questo qui! Ma togli davanti, votate! Il mio più bello, ragazzi! Straordinario! Non lo so! Ok, ragazzi, votate allora! E adesso è il momento anche di far votare la giuria d'onore! Che adesso invitiamo ad entrare! Dai, piano! Ecco, giuria, dai, venite! Mamma mia, la cosa
cosa, cosa vuoi? No, do, ma dovete, dovete decidere. Ma devono decidere qua. Ma no, ma che toglie. No, no, ma che tocca a voi. No, ma che cosa è qua di stanno. Vabbè, ragazzi, vi salutiamo perché la giuria. Ecco, ma un attimo, fateci salutare. Ragazzi, allora decidete voi perché la giuria qua, ecco, sta facendo un sacco di cazzo. Mettete un attimo pollici in su, iscrivetevi al canale. Voglio vedere con tutto il mondo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ecco, ce ne andiamo. Un attimo, ce ne stiamo andando, dai, come l'altro, ne stiamo andando.